Il Teramo per riprendere la marcia interrotta mercoledì scorso dalla corazzata ternana, soprattutto per blindare i playoff. Solito schieramento ma con una sostanziale novità: Mungo preferito a Pinza Uti, l'ex Cosenza in coppia con Bombaggi, attacco senza prima punta di ruolo. Virtus Francavilla, digiuno di vittorie da un mese e mezzo, cambio di guida tecnica Alberto Colombo al posto di Trocini, 3-5-2 davanti il tandem Vasquez-Ciccone, l'ex Zenuni parte dalla panchina. Il canovaccio è chiaro e scontato, biancorossi da subito in costante proiezione offensiva, gli ospiti aspettano per ripartire. Bombaggi in bello stile, prova di tacco al volo, pallone al lato, al 13° lancio di Diakité, scatto del 10 teramano che arma il destro da posizione decentrata, tiro di poco alto, ma il portiere Costa era sulla traiettoria. 18° spunto e cross di Vittorini, Mungo si lamenta per una trattenuta, Santoro raccoglie, cerca e trova luce, destro poderoso, l'estremo pugliese sventa. 28° limpida chance per il Teramo, Bombaggi ispira il movimento di Mungo, tutto solo, Costa respinge di piede, stile futsal. La Virtus risponde con Ciccone dalla distanza, mancino potente, senza precisione. Ripresa dal nulla il vantaggio ospite al primo vero tiro in porta della squadra di Colombo. Ciccone riceve tra le linee e conclude la posizione defilata. Traiettoria velenosa, Lewandowski scavalcato, la Virtus torna a fare gol dopo quasi 250 minuti di astinenza. La reazione c'è ma non è lucida. Al 63° problema al polpaccio per il direttore di gara Kumara di Verona. Cure dei sanitari ma il fischietto è costretto ad abbandonare il proscenio, sostituito dal quarto uomo Giaccaglia di Iesi, si riprende dopo circa 6 minuti. Paci sostituisce Costa Ferreira con Pinza Uti, difesa a 3, alto Tentardini, davanti Mungo e Bombaggi alle spalle del neo entrato, quindi Ilari per Di Francesco, esterno a destra. Il Teramo attacca a pieno organico, a 10 dal termine, Di Francesco apparecchia per Pinza Uti che calcia alto da posizione più che privilegiata. Nel finale Caporale, il migliore tra gli ospiti, spaventa con questa percussione centrale, Lewandowski respinge di piede. In pieno recupero, altra chance per Pinza Uti, servito da Rigoni, ma l'attaccante non trova la porta. Terzo KO interno stagionale, soprattutto uno scivolone inatteso.